Sabato 5 febbraio, buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata di Vera Mattina. Dal discorso di insediamento del capo dello Stato, ieri Sergio Mattarella ha prestato giuramento accompagnato da una standing ovation dei grandi elettori che lo hanno voluto alla guida del paese per i prossimi 7 anni. Le parole più ricorrenti pronunciate dal capo dello Stato nel corso del suo discorso di insediamento sono state rigore e dignità rispetto alle sfide che attendono l'Italia nel prossimo futuro, un monito in particolare ad accelerare sul processo di riforme, in primis su quella legata al sistema giustizia. Si va verso la chiusura delle porte tra politica e togati e poi chiaramente c'è la questione Sanremo. Ieri un'altra serata da record, stasera invece l'attesa finale. Un'edizione che è stata caratterizzata non solo dalle canzoni, ma soprattutto dai super ospiti che si sono alternati in queste 4 giornate, in queste 4 serate sul palco dell'Ariston e soprattutto dai monologhi. Ne parleremo ampiamente nel corso del nostro talk in compagnia di tanti ospiti, ma sullo sfondo naturalmente resta ancora la questione pandemia che pare arretrare, ma di fatto pesa. Il numero dei non vaccinati sono ancora 3 milioni gli over 40 che non hanno ricevuto il vaccino. Questo complica ulteriormente il quadro, sebbene lo schema dei colori sia saltato alla luce delle nuove regole e contino soltanto i vaccinati, le Marche paiono, come dire, costituire un caso isolato in Italia, perché laddove si passa a minori restrizioni, invece la regione marchigiana si avvia all'arancione. Anzi, da lunedì prossimo, 7 febbraio, cambierà colore. Questo sostanzialmente muterà gli scenari, soprattutto per coloro che non hanno ricevuto il vaccino. Perché? Perché tra l'altro, notizia di ieri, le Marche con il 26% di occupazione delle terapie intensive conquistano un triste primato in Italia, proprio legato all'occupazione dei posti letto in area intensiva. Quali i futuri scenari? Una domanda che rivolgo al professor Andrea Giacometti, direttore della clinica di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, che è con noi collegato. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, le chiederei appunto di commentare questa notizia, insomma, Marche che da lunedì si tingono di arancione, terapie intensive occupate, una retromarcia rispetto invece a quanto avvenuto nelle scorse settimane. Ma guardi, ovviamente non è facile interpretare questi dati. Dal punto di vista epidemiologico le cose possono cambiare da una settimana all'altra. Io non sono uno statistico, per cui però alcune considerazioni le posso fare. Allora, vede, in Italia lentamente, nel resto d'Italia, diciamo, il tasso di occupazione delle terapie intensive sta lentamente scendendo. Ma il numero dei decessi resta alto, siamo più o meno sui 400 ogni giorno. E quindi proprio dal punto di vista matematico, siccome i decessi avvengono soprattutto nelle terapie intensive, è vero che si liberano posti letto perché purtroppo le persone muoiono. Che cosa può succedere nelle Marche? È vero che queste cose, magari io non voglio parlare a nome dei miei colleghi della rianimazione, però nelle Marche potrebbe essere che, non voglio dire che siamo più bravi perché offenderei i colleghi delle altre regioni, però se i nostri pazienti riescono a sopravvivere più a lungo, il turnover diminuisce, cioè le terapie intensive si riempiono, non c'è una dimissione veloce come nelle altre regioni, per cui un effetto potrebbe essere questo in realtà, che da noi forse sopravvivono qualche giorno in più, perché siamo più bravi, insomma, non voglio, posso dire però, potrebbe essere questo. Un altro motivo è essere legato al fatto che le Marche è una regione dove si vive, l'aspettativa di vita è più lunga. Noi abbiamo tanti anziani e questi anziani sono quelli che poi più gravi appaiono all'esame clinico e quindi più facilmente vanno a finire in rianimazione. Ma lei consideri che anche noi nelle aree mediche, la mia clinica è un'area medica,
io negli ultimi giorni ho ricoverato 5 persone nate fra il 1930 e il 1935, quindi sono soggetti che probabilmente saranno ricoverati più a lungo dei giovani. Quindi c'è anche questo motivo alla base di questo aumento, che io penso che sia momentaneo, è passeggero, del tasso di occupazione. Vedrà che poi si possa sistemare, scenderemo anche noi. Senta professore, fin qui molto ha funzionato la terapia con gli anticorpi monoclonali, ne abbiamo anche parlato, sebbene in precedenti occasioni abbiamo specificato che per le sue modalità non può essere somministrata a tutti i pazienti. Ieri la notizia è stata di il primo caso in Italia, all'Istituto Spallanzani, in cui un paziente è stato curato con la nuova pillola antivirale Paxlovid. Che cosa ci può dire rispetto a questo? Cioè, è un trattamento che funziona, che ha una sua efficacia? Come interviene nella trattazione del paziente? Allora, io posso darvi delle notizie che non sono tutte positive, nel senso che allora, il virus è cambiato. Adesso anche nelle Marche il 100% dei pazienti sono pazienti affetti dalla variante Omicron. È ufficiale ormai, ufficiale e ufficializzato anche dall'AIFA, che tutti gli anticorpi monoclonali disponibili, ad eccezione del sotrovimab, tutti gli altri non sono efficaci contro la variante Omicron. Quindi da questo momento, se dovessimo fare ancora i vecchi anticorpi, faremo soltanto a perdere tempo, inganneremo i pazienti. Dobbiamo fare il sotrovimab, che sul territorio nazionale non è facilmente reperibile, quindi arrivano dei lotti contingentati alle varie regioni. Dei farmaci, il molnupiravir, che abbiamo utilizzato finora, abbiamo già distribuito le famose 8 capsule rosse che avete visto anche voi probabilmente, non hanno un'efficacia altissima, purtroppo. Si dice qualcosa sul 30-40% di efficacia, che non è altissima. Fortunatamente già nel nostro deposito qui a Torrette, perché la nostra farmacia ospedaliera funge da hub regionale per questi farmaci, è già arrivato il nuovo Paxlovid, che nei prossimi 2 giorni cominceremo a distribuire. Questa ha un'efficacia stimata sull'80%, se viene utilizzato nei primi 5 giorni dal momento dell'esordio dei sintomi, quindi in fase proprio molto iniziale di malattia, dovrebbe contribuire efficacemente a diminuire il tasso di ospedalizzazione. Un'altra novità emersa nella giornata di ieri, che riguarda nello specifico le Marche, è che è stato isolato proprio dal laboratorio di virologia del vostro ospedale, dell'ospedale Torrette di Ancona, diretto dal professor Menzo, il secondo caso di variante Omicron. È chiaro che è prematuro poter valutarne gli effetti, ma professore, se guardiamo storicamente a quello che è avvenuto in questi ultimi 2 anni, le mutazioni del virus rispetto a come si è presentato per la prima volta in Italia, quindi diciamo la tipologia modello 1, è sicuramente diversa e probabilmente meno impattante, questo lo possiamo dire, cioè man mano che muta il virus perde la sua portata, la sua pericolosità? Sì, allora diciamo che solitamente avviene così. In natura gli agenti patogeni si adattano per diventare più diffusivi ma meno pericolosi, meno patogeni. Per la variante Omicron 2 ci sono già alcuni, pochi studi in realtà in corso, però sembra che sia 30-50% più diffusibile della prima variante della Omicron, e quindi andrà piano piano probabilmente a sostituire questa, come è già successo in Danimarca, dove più dell'80% ormai sono Omicron 2 i casi. Sembra che non sia più pericolosa, più patogena della sua sorella Omicron 1, diciamo. Per cui sì, probabilmente, io credo che alla fine sarà talmente contagioso questo virus che cadranno anche i motivi di fare la quarta dose o la quinta dose di vaccino. Forse quella quarta dose la lasceremo soltanto per i pazienti veramente immunodepressi, per motivi vari, infettivi o per trapianto e così via. E non a caso, professore, la scelta del governo assunta dal ministro Speranza è stata quella, per chi ha ricevuto la dose booster, di estendere il Green Pass illimitato, no? Come sì, a dire, sì, sì.
si è raggiunta con la terza dose una copertura tale per cui non serve poi evidentemente continuare a rinnovare le dosi. Questa è una notizia. Sì, sì, questo è importante, ma vede poi è vero che adesso in realtà non sappiamo ancora quanto a lungo durerà l'effetto della dose booster, probabilmente parecchi mesi, però alcuni esperti dicono che dove è arrivato Omicron nel giro di, diciamo entro quest'anno, quasi tutta la popolazione avrà incontrato il virus. Vaccinati o non vaccinati, tutti quanti in pratica ci contagieremo, perché è troppo contagioso adesso. In certi casi non basta più neanche la mascherina, perché io ho ricoperato pazienti che hanno giurato di aver sempre mantenuto le precauzioni e però si sono ammalati lo stesso. Quindi è così diffusiva, a questo punto possiamo dire che l'infezione è endemica e man mano che ce la prenderemo, forse sarà soltanto un raffreddore, soprattutto sarà un raffreddore soprattutto chi ha fatto le dosi di vaccino, e questo raffreddore servirà lui stesso come richiamo, quindi cade l'utilità della quarta dose in effetti. Grazie, grazie al professor Andrea Giacometti, primario della clinica di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. Professore, grazie come sempre per la sua disponibilità e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Buona giornata. Salve. Arrivederci. E noi continuiamo a parlare di Covid, lo facciamo attraverso la testimonianza di chi lo ha vissuto e lo sta vivendo sulla propria pelle. Regalare un sorriso non costa nulla, e questo in sostanza è il messaggio che padre Gianfranco Priori, noto al grande pubblico come Frate Mago, ha voluto lanciare ai suoi followers sulle reti social. Eccolo collegato con noi, il rettore del Santuario della Madonna dell'Ambro. Buongiorno. Buongiorno, non so se mi sentite, io mi trovo in montagna, mi trovo a Smerillo, nel comune di Smerillo, in quarantena. Lunedì però uscirò, già questa mattina sono negativizzato, però ah, ho vissuto... bene, questa è una bella notizia. Ho vissuto un'esperienza particolare di ritiro, di silenzio, di ascolto, di preghiera e di riposo. Naturalmente ho staccato tutti i fili, anche perché questa non è una zona molto servita dal punto di vista di media. Sono stato così. Niente dolori, niente raffreddori, niente di tutto. Devo essere sincero, chi mi conosce, i miei amici che stanno qui, che mi vengono anche a trovare, niente, aspetto solo la liberazione che accade lunedì. Senta, lei era vaccinato, immagino. E questo non si può dire. Non si può dire. Ma come ha accolto la comunità, insomma, la notizia del suo contagio? Perché abituato sempre a stare in mezzo alla gente, quindi immagino che sarà mancato. Io sono in mezzo alla gente, servo un santuario che è il secondo delle Marche, Madonna dell'Ambro, molto conosciuto nel nostro territorio, soprattutto ai sibillini, dove faccio il mio lavoro di prete di accoglienza in un luogo molto amato, dove la gente viene proprio per far sì che il loro animo sia ricolmo della benevolenza di Dio. Conseguentemente questo è il mio lavoro. Nel momento in cui ho avuto qualche problemino, non so come, facendo un tampone, facendo uno dei tanti tamponi, era positivo, subito mi sono chiuso, mi sono ritirato e ho vissuto e sto vivendo questo motivo. L'ho pubblicato nella mia pagina Facebook, naturalmente sono tanti gli amici che ho che mi seguono, sia per motivi religiosi ma anche per motivi di spettacolo, poiché io sono presente in tante piazze, collaboro con il Lido degli Aranci di Grottammare, qualche volta sono stato nei vostri studi. L'aspettiamo, non appena sarà negativizzato, l'aspettiamo volentieri per qualche gioco di prestigio. Anche qualche estrarremo dal cilindro qualcosa di magico, perché abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di risorgere, di ripartire.
e quindi dal cilindro oscuro della vita dobbiamo estrarre sempre un po' d'arcobaleno, un po' di colori. Un sorriso, lei ha detto, no? In un momento complicato, in cui sorridere non viene proprio spontaneo, ecco. Riprenderò la mia vita di servizio al santuario e di presenza nelle piazze perché un sorriso non costa nulla. Ecco, questo è il mio programma per incontrare tanti bambini anche nelle loro scuole, incontrare la gente, riprendere la capacità di progettare e guardare al futuro. Tanto stiamo Abbiamo vedendo bisogno. queste bellissime immagini con Papa Francesco, al quale che ha, ecco, Terence Hill, insomma, tanti volti noti del mondo dello spettacolo, ma quale tra questi è riuscito, come dire, a scoprire il Artistica. trucco? C'è stato qualcuno che ha scoperto il trucco? Non interessa, l'importante è far sognare, il trucco c'è sempre, ma l'importante è fare lo spettacolo, offrire la capacità di guardare oltre e l'intrattenimento, quella pausa che rigenera poi per i giorni futuri. Il mago non guarda se si scopre o non si scopre il trucco, non lo fa scoprire, ma se poi qualcuno lo sa, cercherà sempre di coprirlo con un sorriso, con la gioia, con un applauso che riempie il cuore e fa nuove tutte le cose. Io ho Senta, incontrato Papa sì. Francesco, proprio prima della pandemia, l'ho incontrato, eravamo in Sala Nervi, ma eravamo 70 persone con fratelli e alla fine, dopo 2 ore di chiacchierate di tante cose, un mio confratello ha detto: qui c'è un mago, possiamo rilassarci un attimo. E ho fatto un gioco a sua santità, dicendole: Sua santità, per favore, lei deve pensare una carta. L'ha pensata? Sì, la dica. E appena ho detto: la dica, ma che mago sei se gliela devo dire? La dica lo stesso. E in quel momento Papa Francesco l'ha detto: tre di denari. Io ho preso la sua papalina, ecco nell'immagine, la papalina, ha preso quella realtà bianca che qua chi lo tocca il Papa, non si può toccare, ma io ho fatto un'eccezione, ho preso la papalina, dentro la papalina c'era il tre di denari. Si mette a ridere, scoppia e poi mi guarda: ma lei è un diavolo. E Ha detto, quasi è il in più grande effetti, complimento. come dire, il rapporto tra magia e fede è un rapporto, chiaramente qui ne stiamo parlando in termini giocosi e goliardici, no? Però effettivamente è un rapporto che rischia di generare confusione, no? Vogliamo, intanto questa è la copertina del libro che lei ha scritto, Frate Mago, accompagnato da Vincenzo Varagona, che è un giornalista No, l'ha RAI. scritto Vincenzo Varagona, l'ha Sì. scritto, naturalmente dentro ci sono anche delle mie pagine, ci sono, però non, il mago sa benissimo che non ha niente a che vedere con la magia che ha altri contorni, ma proprio nulla a che vedere. Il mago punta al bene, al sorriso, alla gioia, a tirar fuori sempre uno sguardo e soprattutto in un periodo raro, diciamo anche come questo, la capacità di stupirsi, perché non ci stupiamo oggi più di nulla. La capacità di stupirsi, che sono realtà che non hanno niente a che vedere con la magia che se ne parla, altre robe che non fanno parte del nostro target e della nostra comunicazione. La nostra è un'arte di comunicazione soltanto, bella che fa sognare i bambini e la famiglia. Questo è il nostro scopo e anche il Papa subito contento mi ha detto: vai, sono contento. Poi a lui sempre in Sala Nervi accoglie i giocolieri perché il gioco comunica la bellezza, lo stupore e la gioia della vita. Tutte le realtà umane che l'uomo osa esprimere sono nel cuore di Dio.
E non a caso, insomma, molto spesso abbiamo visto il pontefice lasciarsi avvicinare dai bambini, lui li ha voluti intorno a sé, non ha, come dire, voluto rispettare quei rigidi protocolli che invece la Chiesa, insomma, in qualche modo impone, no? Quando ci si avvicina a Sua Santità. Siamo in conclusione, ma volevo fare con lei anche una considerazione rispetto a quella che è la giornata di oggi, che in qualche modo celebra la lotta contro lo spreco alimentare, una grande piaga, un qualcosa che si percepisce nell'immaginario comune come distante, no? Quando pensiamo allo spreco alimentare, immediatamente ci vengono in mente le immagini dei paesi del terzo mondo, dove chiaramente la fame è una questione che provoca centinaia di migliaia di vittime ogni giorno. Ma la verità è che prima la crisi economica, ora la pandemia, hanno generato un'ulteriore crisi, che è quella socio-economica innegabile. Ecco, quindi in un momento come questo le chiederei di fare una considerazione, anche di mandare un messaggio alla comunità, ai tanti fedeli che seguono anche Vera Mattina, quest'oggi e tutti i giorni, grazie a Dio. Grazie di quello che mi dice perché io per 16 anni ho lavorato nel campo missionario, segretario delle missioni estere dei Frati Cappuccini e in Etiopia e in Benin, tante opere sociali che riguardano l'acqua e la salute e la scuola portano la firma di Frate Mago, coinvolgendo in questi progetti tanta realtà imprenditoriale della nostra regione. La giornata dello spreco alimentare non è altro che per sollecitare la coscienza che tutti hanno diritto di scuola, di mangiare e di salute. Conseguentemente, non sprechiamo energie, sappiamolo coinvolgere in associazioni che DOC naturalmente. Associazioni che partono, ne conosco tante, ne ho fondate anche alcune, che non fanno altro che nel territorio raccogliere le briciole di chi è sensibile, anche roba di poco conto, ma che in contesti diversi sono la vita, la voglia di vivere e quello che fate al più piccolo lo fate a me, ricordiamolo, è la parola evangelica, quello che riusciamo a non sprecare e metterlo nella condizione di condividerlo, questa è la parola, condividerlo, noi non facciamo altro che costruire un mondo migliore ed è al Signore che si nasconde nelle povertà di questo mondo a cui noi tendiamo la mano e Lui scriverà sempre nel libro della nostra vita: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, tu mi hai dato da bere. Grazie per questo servizio. Lo spreco alimentare fine a se stesso è qualcosa un po' di limitativo. Deve avere una porta aperta alla solidarietà. Bellissime parole, grazie davvero a padre Gianfranco Priori, frate Mago. Dunque, l'aspettiamo in studio, adesso che Ah, si è tornerò o negativizzato. sarà o insieme a Tullio Valtere, quei soliti, o Angelo Carestia, che con i quali collaboro in tante trasmissioni. Quindi sarò con voi. Ti ringrazio della possibilità che mi hai dato di far sì che anche il momento triste, tra virgolette, di una quarantena possa essere sempre comunicazione dell'infinito che si nasconde nel cuore umano. Cosa Pace tiriamo e fuori? Cosa bene. tiriamo fuori dal cilindro? Adesso in questo momento Sì. chiediamo solo la salute e che qualcosa chiamato virus si nasconda nelle tenebre per sempre. Ciao. Grazie. Grazie mille a Frate Mago per essere stato con noi, per averci portato e regalato le sue parole così profonde e anche così belle. E grazie anche per questo sorriso che ci accompagni sempre e che sia davvero di buon auspicio, fa veramente bene all'anima. Grazie davvero, un super super abbraccio virtuale. Buona giornata. Ciao, grazie Vera TV. A presto, ciao. E noi ci fermiamo per la pubblicità, ma Vera Mattina continua, restate con noi.